Questo secolo l'umanità ha dato prova alta e bassa e infima di se stessa in un modo così clamoroso. Il bene e il male si sono fatti conoscere nelle loro estreme manifestazioni, estremi livelli, e l'abbiamo tutti conosciuto. Eppure continuando la nostra vita normale, si potrebbe capire quello che ci serve, che sia davvero essenziale. E ha fatto più effetto probabilmente la caduta dell'uomo nelle sue perfidie, nella sua inumanità, se mi permette, ecco, nella sua animalità anche, eccetera, più che magari quelle conquiste, ecco, irreversibili dell'umanità, nel senso dell'acquisizione, insomma, no? di conoscenze, di cognizione, di conoscenze anche vere, ci sono state grandi. Si potrebbe guardare con un certo distacco, quasi sorridendo, tutto quello che accade nel delirio del mondo. La quantità di cognizioni è aumentata, forse anche la vastità, è vero, però non so se è aumentata la coscienza di pari che passo, ecco, che l'avere queste cognizioni ulteriori comporta. Più si sa, più si dovrebbe essere consapevoli della nostra condizione umana, dei nostri limiti e anche delle nostre responsabilità. E questo non sempre è avvenuto, anzi raramente è avvenuto. E questo è veramente, veramente uno dei guai della nostra epoca. Noi potremmo costruire su un terreno precario e disastrato un individuo compiuto, cosciente, intero. C'è un eccesso di parole, ecco, e una scarsità invece, un difetto di parola. Parola nel senso della necessità del dire, del proporre. La parola più vicina al verbo, insomma, no? Da cui noi sappiamo almeno che deriva, insomma, no? Se vogliamo, io sono cristiano, ma chiunque sa che questa è la storia della parola. Quindi la contrapposizione fra parole in abbondanza, parole per non dire, per mentire, per dissimulare, per imbrogliare, e parola per dire. Il luogo del pensiero, per cercare al di là delle parole qualche cosa che assomiglia a una morale, dove un bimbo cresciuto senza neanche un modello possa già frequentare con rigore il giusto e il bello. La poesia è quello che dicevamo, la ricerca di parola, no? La uccisione delle parole, no? È il ripristino delle parole come lettera, e invece il ripristino della parola come spirito, quindi come creazione, come rapporto di necessità fra la mente, il pensiero e la comunicazione del pensiero, o la trasformazione ideale di questo pensiero. Quando tutte le altre discipline filosofiche, scientifiche, eccetera, hanno invece avuto per campo il dubbio, la ipotesi, ecco, la poesia ha in un certo senso
inventato la realtà, cioè ha trovato la realtà, inventato nel senso, la realtà intrinseca dell'uomo di oggi. Un luogo per trovare un barlume di coscienza dai problemi del sociale alla sopravvivenza. Il poeta agisce nel finito, ma sente l'infinito, e l'infinito lo deve racchiudere nel suo finito. Coltivando quel tesoro che è racchiuso dentro al luogo del pensiero.